Ciao a tutte e a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi registro un altro Get Ready With Me, cercando di realizzare diciamo una cosa un po' diversa da quella che ho fatto l'ultima volta. L'ultima volta ho fatto uno story time dove vi parlavo del primo ragazzo che ho frequentato qua in Corea. Se ve lo siete persi lo trovate ovviamente qua sul canale. Mentre oggi, invece di fare un mukbang, ho deciso di truccarci insieme e nel mentre rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. Ce ne sono alcune succose e alcune a cui devo rispondere categoricamente, perché uno, altrimenti sarebbe difficile da nascondere, ma comunque vi ho già annunciato qualcosa, avete già visto qualcosa, soprattutto se mi seguite su Instagram, e poi appunto mi fa piacere parlarvene. Lo sapete, è una situazione anche nuova un po' per me, quindi adesso lo affronteremo e capirete di cosa sto parlando. Però ecco, ho preso un po' di domande a cui penso e spero sarete felici di avere finalmente una risposta, ecco. Cercherò di scrivervi tutta la lista dei prodotti, come sempre, giù nell'info box. Almeno non sto qui a stopparmi ogni 3 secondi. Se ho qualcosa da dirvi su qualche prodotto ve lo dico, altrimenti, insomma, ciao. Intanto ho già fatto la mia skincare, come potete già vedere. Ho messo la protezione solare e tutto quanto. E a proposito di skincare, vi devo assolutamente parlare della promo di Yepda di questo mese, perché fino al 12 di novembre avrete il 35% su tutto il sito ed è lo sconto più alto che potete avere in tutto l'anno. Quindi assolutamente approfittatene. Adesso vediamo insieme anche l'applicazione dei patch occhi. Questo qui infatti è uno dei nuovi prodotti, che contiene tè verde e caffeina, proprio per andare a decongestionare la zona e andare a sgonfiare il contorno occhi. Quindi se non lo sapevate ancora, appunto, sono usciti sul sito e potete provarli, quindi con questo codicino sicuramente avete una marcia in più e potete ovviamente applicarlo sui prodotti singoli oppure sul set. E adesso riprendiamo il video. E mi fa ridere la gente che dice: no, perché tu metti i filtri quindi la pelle sembra... No, cioè, per fortuna ogni tanto la mia pelle si riprende e, come vedete, ha di nuovo una bella texture. Il mio problema sono i soliti brufolini, quelli che ogni tanto escono e poi tipo sulla mia pelle le macchie rimangono per settimane e settimane. Tipo questo qua non c'è niente, cioè non c'è brufolino, non c'è bollicina, è soltanto un agrumo di macchie che ovviamente stanno qua. Vabbè, ci trucchiamo, adesso vi faccio vedere anche magari i trucchetti, i modi in cui li copro. Prima di tutto qua ho due patch, quindi li vado a togliere. Vorrei troppo comprare il prodotto, quello di Fenty, che crea appunto la superficie sul brufolino. Ho provato a trovarlo qui, non si trova, quindi magari quando torno in Italia lo vado a prendere. Detto ciò, inizio subito con il mio fondo cushion. Lo sapete che io utilizzo questo qua di Johnson's, in particolare questo qua che è l'essenza Skin Nude nella colorazione Light Fair. Questo è il mio fondo cushion preferito, cioè ne ho provati tipo tantissimi qua in Corea, cioè vi farei vedere, ne ho troppi, però questo è quello su cui so di poter contare, perché ha un finish bellissimo sulla pelle, è coprente ma non è assolutamente pesante. Quindi nel mentre che facciamo tap tap con questo, rispondiamo alla prima domanda, dove mi viene chiesto se ho perso molti contatti di lavoro, soprattutto dopo essermi trasferita in Corea. Ovviamente io vi ho già parlato di queste cose magari sporadicamente in qualche video, mi rendo conto che magari non tutti riescono a seguire tutti i video, quindi se rispondo insomma meglio a questa domanda magari capite bene tutti. Ovviamente non vi nascondo che quando ho scelto di trasferirmi qua in Corea già ero a conoscenza di quello che sarebbe comunque successo, perché vuoi non vuoi la spedizione dei prodotti è molto più fastidiosa tra dogana, tempi lunghi, spese di spedizione eccetera eccetera, quindi sapevo già che avrei perso un po' di lavori. Però allo stesso tempo se ne trovano diciamo di altri in altri ambiti, quindi sì, però allo stesso tempo non è stata una cosa così incisiva da farti dire ok, allora è meglio che sto ferma e non mi trasferisco. Però ovviamente è una cosa che inevitabilmente sarebbe successa, quindi già sapevamo. Adesso prendo questo fondo, che in realtà è un fondo compatto di Laura Mercier nella colorazione SC2, e quello che faccio è prendere la parte più chiara, quindi non quella pescata, e andare con un pennellino piccolino sopra le macchioline a tamponare. Non prendo tanto prodotto, prendo proprio la quantità giusta per andare a
camuffare quello che è il rossore, ecco. Così intanto io lo applico e lo lascio un pochino agire, così dopo posso andarci a lavorare un po' sopra. Però come vedete il finish di questo fondo è qualcosa fuori dal normale, cioè io continuerò a consigliarlo a tutti. Nel mentre, altra domandina, ovviamente gli lascio quelle succose alla fine perché così ci godiamo questo viaggio insieme. Ti manca guidare? Oh ragazzi, voi non ci crederete mai, però all'inizio ero tipo, vabbè, che sarà mai non guidare, anzi uno stress in meno, figuratevi, poi io abituata a guidare a Roma, cioè ve lo devo dire com'era la situazione. Ora sono passati 6 mesi, ragazzi, sono ufficialmente 6 mesi che io mi sono trasferita qua in Corea del Sud e vi posso dire che mi manca? Cioè vi posso dire che mi manca, poi vabbè lo sapete, io a inizio di quest'anno a gennaio ho fatto l'incidente con la macchina, mi sarebbe potuta prendere la cosa di dire ah meno male, torto il pensiero, almeno non devo guidare, non c'ho più problemi, non mi era presa così dopo l'incidente, anzi io non ho avuto nessun trauma, nessun problema. Guidare è sempre stata una delle mie cose preferite perché penso magari molte persone si ritroveranno in questa cosa, è come se fosse il mio momento da sola, il mio momento in pace, posso andare, sentire le mie canzoni, stare spensierata, guardare i panorami, quindi non mi è mai pesata questa cosa di dover guidare. E io adesso, poi che adesso vivo qua, mi sono fatta prima di partire la patente internazionale, dove quindi posso anche volendo guidare qua. Ovviamente non ho intenzione di prendere una macchina perché ci mancherebbe, come vi ho già spiegato i mezzi qua funzionano più che bene e non ne sento proprio la necessità, sarebbe penso soltanto veramente uno stress, non è che io debba andare fuori per lavoro o cose per cui dici oh vabbè ti serve e lo fai, quindi visto che è assolutamente evitabile io me la evito. Però ultimamente stiamo programmando adesso di andare fuori Seoul per diciamo un camping trip e dobbiamo prendere la macchina appunto in affitto e guidare fino al posto, quanto saranno 2 ore fuori appunto da Seoul. E mi stava venendo lo schiribizzo di dire in realtà oh guardate che, sapete, io potrei guidare, quindi se dovesse essere necessario, oh ragazzi, io mi offro e ci sono. Quindi vediamo se succederà, perché sarebbe interessante. Più che altro, non so come funziona per quanto riguarda la questione dei cartelli stradali, perché a volte sono scritti anche, insomma, con la romanizzazione del coreano, e a volte invece, cioè, come pretendi che io appena passo mi metta a leggere la scritta? Complicato, complicato, però vabbè. Ho applicato anche il correttore di Mesauda sotto gli occhi, utilizzo queste due formulazioni differenti perché quello di Mesauda è molto più liquido, quindi mi va a segnare meno la zona del contorno occhi, che io ho già parecchio segnata di mio perché ho questa lineetta qua naturale che penso si possa notare, c'è se io dormo, se io applico il contorno occhi, cioè qualsiasi cosa sta lì perché è mia di conformazione, quindi insomma anche discorso macchina questo. Però sì, mi manca molto, appena torno in Italia sicuramente mi faccio una guidata. Ora un attimo di pausa dalle domande perché altrimenti ci bruciamo tutto e qua abbiamo fatto solo la base. Quando tampono queste zone vado con un po' più di forza ma meno tamponate, almeno mi sposto di meno il prodotto e come vedete è coperto. Fantastico. Ora utilizzo questa cipria che purtroppo non la fanno più ma è una delle mie preferite, che è la The Translucent Locket di Kat Von D. Non so neanche che fine abbia fatto il brand Kat Von D effettivamente, credo esista ancora, sono sicura al 100% che non sia più di Kat Von D ma che abbia soltanto venduto al socio, credo, una cosa del genere. Tra l'altro molto spesso mi dite che vi mancano i miei video make up, però ragazzi quando io li faccio e poi non li guardate, quindi preferisco magari fare in questo modo dove possiamo comunque parlare di make up ma parlando anche di altro, così è un pochino più interattiva come cosa. Di canali che parlano solo di make up ce ne sono contenta che gli vada bene, non era più cosa mia, cioè lo sapete che il make up è la mia vita, è il mio lavoro, è il mio tutto, però mi piace anche parlare adesso appunto che vivo questa realtà, sicuramente interessante perché vivere all'altra parte del mondo da sola a 20 anni, potervi parlare di questa esperienza è una cosa che mi dà un po' più di stimoli, quindi diciamo mettiamola in questo modo. Quindi prendo con un puff di questi qua triangolari, sbatto l'eccesso sulla mano e in questo modo il prodotto si assesta anche sulla spugnetta e dopodiché
vado a tamponare su tutto il mio viso, perché io, avendo una pelle mista, poi il mio sebo naturale, diciamo, che tornerà ad idratare questo viso. E poi questa cipria è veramente leggerissima, tant'è che alcune zone neanche me le va a lucidare completamente. E diciamo che poi da qui è come se fosse una tela bianca, quindi dobbiamo andare a riportare i volumi con contouring, blush, eccetera eccetera eccetera. Ah, e rispondo pure a una curiosità, perché sotto l'ultimo video, appunto in questa postazione, c'era il cassetto aperto che molti hanno visto dallo specchio che vedete qua, e a un certo punto avete visto che ha fatto di questo. Ma ragazzi, pensate, si sia chiuso da solo? Ovviamente l'ho chiuso io con la mano, cioè, però non è che potete vedere la mia mano. Mi ha fatto troppo ridere, perché tipo il, non lo so, 60% dei commenti era così. Quindi non vi preoccupate, non ci sono ancora per ora i fantasmi in questa casa. Intanto che faccio le mie sopracciglia, questa qui è una matita di Etude ed è la Burr Age Slim Brow. Vediamo, magari così si legge, che è veramente minuscola questa qui, nel colore 03. Vi rispondo alla prossima domandina. Tutta la burocrazia che hai dovuto sbrigare per vivere in Corea l'hai effettuata tramite l'ambasciata. Credo lei si riferisca ovviamente all'ambasciata coreana in Italia, ovviamente, perché poi l'ambasciata italiana in Corea invece è l'opposto, non sono ancora mai andata. Quando ho iniziato tutte le pratiche per il trasferimento, ovviamente con l'agenzia, perché io ho un visto E6, che quindi è un visto lavorativo, quindi per il mio lavoro, tramite l'agenzia ho mandato tutta la documentazione e ovviamente poi tramite un avvocato che ci ha seguito anche per tutta la parte poi dei documenti qua in Corea, quindi sono stata ovviamente un pochino aiutata, altrimenti avrei pianto, come vi ho anche già spiegato. Quindi mi hanno mandato loro tutti i documenti che io dovevo portare in ambasciata, anche perché dovevano ovviamente compilarli loro e poi avere l'autorizzazione dall'ambasciata. Ci hanno messo, dopo che ho portato tutti i documenti, circa 10-15 giorni per mandarmi appunto la visa vera e propria. Però vi chiedono quando andate anche il biglietto aereo, in modo tale anche loro da organizzarsi con la data della partenza e non farvi aspettare, diciamo, troppo. Se poi è un periodo dove non hanno particolari richieste, fanno anche molto più velocemente. Però ripeto, io sapevo già tutte le cose che dovevo compilare, non è che ho dovuto cercare chissà cosa. Quindi se voi dovete compilare un visto per i fatti vostri, non so, ecco, come aiutarvi per quanto riguarda magari richiedere i moduli eccetera eccetera, però penso che poi l'ambasciata vi dica tutto quanto. Io sono dovuta andare lì, ripeto, con i documenti già compilati, le fototessere, il biglietto aereo, il passaporto che avevo già spedito prima in Corea e poi mi avevano rispedito in Italia. Pensavo dovessero mettere una pecetta o qualcosa, ma in realtà gli serve soltanto proprio il passaporto per una questione di sicurezza loro interna. Adesso vado a usare questa palettina, che è una delle palettine nuove che sto provando di questo brand, che vendono da Olive Young o anche dai vari siti, insomma, che su Kipunaru, bla bla bla. Questa è la numero 2 All Brown, che ha un po' di colorini appunto marroncini, un po' terricciosi. Gli shimmer tipo questo sono pazzeschi. Questo qua si dovrebbe chiamare Honor, credo. Però prima di questo, perché se no mi imbroglio, facciamo il viso. Quindi utilizzo questa terra, che ormai è una terra da battaglia. Questa qui è la Soft Revenge di Nabla. Vado con un pennello ampio, faccio giusto dei piccoli tap tap nella zona sopra allo zigomo, un pochino sulla fronte per dare un po' di sempre dimensione, e poi prendo un pennello da sfumatura e mi vado a fare un leggero contour sul naso. Ho un naso lungo, cioè la struttura è dritta, tutto quanto è, però è lungo. Cioè, non so se notate, è lungo. Do l'illusione che sia un po' più corto andando a mettere lo scuro della terra sulla parte della punta. Però c'è un punto specifico, perché se lo mettete tipo qua sotto alla punta sembra ancora più lungo. Infatti io dopo vado anche con un po' della cipria a pulire la zona. È proprio questa parte qui, lo vedete? Fate delle prove se vi serve. Poi ho questa bella palettona di Mulac, dove vado a fare un mix tra questi tre blush, quindi un rosa, un corallo e un marroncino. Dovrebbero essere Bambi, Ariel e questo non mi ricordo mai. Belle,
forse, vediamo se è bello. È bello. E mi concentro in questa zona, zigomo alto e lo lascio qui. E poi mi sporco anche la palpebra, in questo modo dà un po' più di continuità. Vedete quanto cambia da qui a qui. È come se fosse un po' un secondo contouring, perché alla fine queste tonalità sono sì chiare e quindi danno la dimensione del blush, eccetera eccetera, quindi anche un po' più di colorito, ma allo stesso tempo sono anche un po' scurette per il mio incarnato e quindi si nota. E poi io di solito, per aggiungere un pochino di luce, vado anche con questo di NARS, che è Orgasm, e vado soltanto nella zona tipo illuminante per accentuare il colorito, però questo, avendo delle perle dorate, mi va a dare anche questa luce qui. E così abbiamo finito tutta la nostra base. Nel mentre ci prendiamo un'altra domandina. E qui entriamo un po' nel vivo di tutti gli argomenti. È sicuramente un argomento nuovo, un argomento che sul mio canale appunto non ho mai portato in tutti questi anni, perché non mi è mai capitato che mi piacesse qualcuno a tal punto da volermi mettere con questa persona. Mi avete fatto ovviamente più di una domanda, ora io non ho potuto prendere tutti gli screenshot, ma è una cosa che ovviamente mi domandate sempre. Appena metto qualche foto, qualche cosa, quando siamo insieme con lui, me lo scrivete in 800.000 e io cerco di rispondere a tutti i direct, però è sempre una cosa molto vaga. Come va con Miele, come è stato rinominato? Perché poi tutto è partito da una live dove lui aveva commentato e aveva fatto sta cosa, Miele Nettare, aveva scritto tutta una roba strana, quindi tutti hanno cominciato Winnie, 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 quindi ora anch'io gli do come soprannome Winnie. È diventato un po' il nostro simbolo, perché lui ha un nome che ricorda molto la parola miele, soprattutto la seconda parte del nome, perché poi lo sapete, i nomi coreani sono molto spesso composti da più parti. E comunque tutti siete curiosi di questa cosa. Chi mi segue live, ecco perché dovete seguire, o almeno cercare, perché poi mi rendo conto a volte uno ha degli impegni e io parto così in live, non è che state sempre lì ad aspettare. Però se mi seguite su Instagram e attivate le notifiche, già magari potete sperare di non perderla, perché appunto già vi ho parlato un pochino di questa situazione e di come si è evoluta. Però farò, penso, un video a parte dove risponderò su tutte le domande che lo riguardano, prima perché voglio chiedergli ovviamente se è d'accordo, perché comunque avere questo tipo di relazione ed esporla sui social non mi piace, e ovviamente non voglio esporre lui, non più di quello che ho già fatto. Quindi quando mi chiedete faccelo vedere, no, non succederà, a meno che non sarà poi lui un giorno a dirmelo. Per ora è ovviamente d'accordo con quello che metto sempre, io glielo chiedo sempre prima di mettere qualsiasi cosa, prima di parlare di lui, anche perché pensate, insomma, una persona esterna che non è abituato a questo genere di cose, personalmente ecco non mi piace. Però come si è evoluta la situazione, ci siamo messi insieme, cioè abbiamo deciso di comune accordo, non è che uno deve fare ti vuoi mettere con me sì o no crocetta, anche se lui l'ha fatto, però sorvoliamo su questo fatto. Siamo arrivati alla cosa che, ok, dopo il tot di tempo che abbiamo passato a parlare, stare insieme, uscire, questo, quell'altro, abbiamo insomma ufficializzato la cosa. Quindi Ilaria non è più sul mercato. Questo è quello che è successo. Sono molto contenta perché lui è super carino, super a modo. Lo sapete, io non mi sono mai fidanzata in 25 anni. Ho sempre detto, se una persona arriverà a piacermi al punto tale da dire ok, voglio stare con te, è perché effettivamente mi dà qualcosa. E quindi in lui ritrovo queste cose, ritrovo tante qualità che so che mi piacciono e che possono piacermi e che voglio scoprire. Quindi per ora ecco, viviamo questa cosa così. Però sono molto felice, quindi questo è l'importante, che mi tratti bene. Però sicuramente avremo modo di parlarne anche più avanti, perché so che è un argomento che vi incuriosisce molto. Intanto sto applicando un balsamino colorato, questo qua è di Mixun. Io cercherò di rendervi partecipi il più possibile, perché comunque quello che gli ho detto anche a lui, gli ho detto, lo sai che questo è il mio lavoro, parte appunto del mio lavoro è registrare la mia vita e parlarvi della mia vita, perché poi siete sempre coinvolti al 98% in tutto quello che faccio. E lui ha ovviamente capito fin da subito, non mi ha mai detto no 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 non può starmi, aiuto che paura, è sempre stata una cosa che è partita da me, però mi trovo meglio così, ecco. Quindi anche per rispondere appunto, sei ufficialmente fidanzata, bla bla bla, sì,
al momento sì. Intanto continuiamo il nostro make up. Io ho applicato appunto un ombrettino molto naturale, ho applicato un po' di brillantanza qui e ora con gli stessi due colorini mi vado prima a passare qua sotto per dare un po' di continuazione e non fare proprio uno stacco netto, e poi vado col colore questo qua per delineare un pochino e definire la parte più esterna. Ora, prima dell'eyeliner, perché ho scoperto che quando scaldo il piegaciglia, ovviamente con la cosa che il piegaciglia è caldo, mi va a sciogliere anche l'eyeliner, quindi ultimamente faccio così. Quindi dopo gli ombretti e tutto, scaldo il mio piegaciglia con l'accendino, lo lascio ovviamente freddare, quindi sto attenta. Prima piego, applico mascara e poi applico il mio eyeliner. Uso l'accendino, in questo modo con il calore la piega che do alle ciglia si tiene molto di più. Sapete che ho delle ciglia molto sottili, delle ciglia proprio stupidine, e quindi se non faccio così la piega non si tiene. Lo sapete, io di solito utilizzo lo shocking mascara, questo qua di Tony Moly, che è quello viola, che ha uno scoglino un pochino in curvatello bello ciotto, però lo sto quasi per finire, quindi devo andarlo a riprendere. E adesso sto utilizzando questo qua che si chiama Henna All Fix Mascara, di questo brand che si chiama Round and Round, L01 come colorazione, che ha uno scolino molto simile, molto molto simile, e ha sempre un po' di setoline all'interno, ed è proprio il classico mascara coreano che, a differenza dei mascara che tendiamo a utilizzare più noi, questo qua dà un effetto molto più lunghezza che volume. Infatti, come vedete fin da subito, se io lo applico, si va proprio a depositare sulle ciglia singolarmente senza fare grumi. E dovete sapere che in Corea quasi tutti i mascara, se non tutti i mascara, sono waterproof, quindi poi per struccarli ci vuole l'acqua santa e tutta la pazienza del mondo, però ne vale la pena proprio perché hanno delle ciglia molto simili alle mie qua. Infatti sono molto corte e anzi il loro pelo è molto più dritto del mio, quindi gli serve proprio tanta resistenza. Per questo la maggior parte sono poi waterproof. Quindi sappiate che la maggior parte dei mascara, se venite qua in Corea e li acquistate, saranno così. A me sinceramente piace, ormai mi sono abituata a questo effetto. Anzi, a volte se vedo che magari c'è qualche ciglia che non mi piace, prendo una pinzetta tipo questa e la vado ad accorpare insieme e mi creo questo effetto un pochino così. Poi nel mentre rispondo a un'altra curiosità, di cui però vi ho già parlato appunto nei vlog eccetera eccetera, ma magari ripeto non tutti li guardano, e cioè siete tutti curiosi del perché Jenna vive a casa mia questa volta che è tornata qui a Seoul. Come sapete lei non vive qui, poi a me non piace parlare dei fatti suoi perché ovviamente sono fatti suoi, quindi non vi dico che lavoro fa, questo, quello, quell'altro. Semplicemente ha un lavoro per cui può lavorare da remoto e quindi riesce a venire insomma un po' più spesso. Voi sapete che il suo fidanzato è qui, quindi insomma una cosa o un'altra, le capita spesso di venire, e di solito siamo sempre state divise, ma vabbè, io le scorse volte ovviamente non avevo ancora una casa mia, quindi era magari un po' più complicato. Ovviamente mi sono sporcata, grazie, vabbè, ci penseremo dopo. La scorsa volta che è stata qui le ho detto: senti, adesso che ho casa mia, senza che ti metti a prendere Airbnb, robe, spendere soldi, magari usiamo quei soldi per fare altre cose, vieni qua a stare con me, tanto insieme stiamo bene. Ovviamente vivere con una persona è differente dal vederla tutti i giorni, però sapevo che comunque saremmo andate d'accordo perché abbiamo un po' le stesse abitudini, ecco. Facciamo così e vieni da me. Quindi per questo la vedete appunto che sta qui. Poi ognuno fa le sue cose, cioè non è che c'è l'obbligo di stare insieme H24 tutti i giorni, cioè già stiamo insieme tutti i giorni, tutte le mattine, dormiamo insieme, questo e quell'altro. Quindi l'abbiamo presa insomma un po' così, e adesso è passato già un mesetto, forse anche più di un mesetto. Stiamo super 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 bene, e quindi insomma questo è il motivo per cui la vedete che sta qui con me. Intanto ho applicato il mascara, vedete questo effettino un po' così. Ora aspetto un po' che si asciuga, faccio un'altra passata e poi applico l'eyeliner. Nel mentre che si asciuga vado con i miei glitter
glitterini. Questi qua sono sempre di Etude, ma lo sapete, qua è pieno glitterini fatti così, oppure ci sono direttamente i matitoni. Ultimamente mi trovo bene ad applicare questi, quindi quelli liquidi con il pennellino. Questo è sempre di Etude, si chiama Tear Eyeliner, colorazione 04. Lo applico praticamente qua e un pochino nella zona sotto. Dopodiché quello che faccio io è, con un pennellino, prima che si asciuga, lo sfumo un pochino e ancora quando è bagnato vado con l'ombrettino, sempre quello brillantinato della palette, e ci ripasso un po' sopra, così me lo fissa sempre, perché vi ho spiegato che io ho questa lineetta maledetta e ci va tutto il prodotto all'interno se non lo fisso bene. Ci va a prescindere perché è una lineetta, cioè quella sta lì. Però in questo modo dura un po' di più e almeno apriamo anche un po' più l'occhio con questo effetto brillantinato. Al mascara lo lasciamo lì, lasciamo che si secca, così poi vado con uno scolino e vi faccio vedere che in questo modo si toglie subito. Eccoci qua, e in questo modo non ho spostato nessun trucco. Vado ora con il mio eyeliner, che in realtà questo qua me lo chiedete sempre, ma è un pennarello per le sopracciglia, in teoria, per fare effetto pelo pelo. Io però ovviamente sono strana alternativa, lo utilizzo per fare l'eyeliner perché mi dà un effetto un pochino più naturale, senza essere super marcato. È anche molto più semplice da utilizzare se magari dovete pulire la riga o dovete tipo allungare. Io utilizzo tipo la punta dell'unghia e faccio così. Come vi ho già spiegato, seguo la linea del mio occhio e faccio un eyeliner che non va troppo su, e poi mi chiudo la linea semplicemente andandola a ingrandire un pochino. Questo è il tipo di eyeliner che faccio sempre e che a voi sembra infattibile, ma è semplicissimo, è molto più semplice di un eyeliner normale se ci pensate, perché dovete soltanto seguire la forma del vostro occhio, vedete qua con l'unghia, e è soltanto nella parte finale, quindi non vado sopra l'occhio perché io ho l'occhio un po' incappucciato e me l'andrebbe a chiudere. In questo modo faccio solo l'esterno e la codina interna per andare a definire questa zona. Qui mi alzo l'occhio e vado nella parte del dotto lacrimale e anche un po' mi sporco qui sotto per non lasciare proprio una linea, e faccio la mia solita piccola codina. Anche qui è molto semplice da fare perché dovete soltanto seguire la vostra naturale. Finito il make up, passiamo alle labbra, nel mentre rispondo all'ultima domanda, che in realtà è più una curiosità che magari alcuni di voi si pongono. Intanto applico questo lip tint di Mulac nella colorazione 01, cioè come ci siamo conosciute io e Ross. Credo di aver già risposto a questa cosa e probabilmente abbiamo anche risposto anche insieme, però così un refresh per chi se lo fosse perso. Non mi ricordo, 2 anni fa? Probabilmente ormai sono 2 anni fa. Prima di andare al concerto di Las Vegas dei BTS, avevo visto nelle sue storie che lei andava, noi ci eravamo già viste, ma non avevamo mai parlato insieme, a qualche evento a Milano. Intanto scaldo il mio bastoncino e lo uso per curvare le mie ciglia. E quindi le ho scritto su Instagram, le ho detto: guarda, io e la mia amica, perché ovviamente io ero andata con Alessia, ma ci sono i video, lo sapete, l'avete visto, andiamo, se poi ti serve qualcuno per andare agli eventi insieme, perché sapevo che comunque stava da sola, solo insomma con Edoardo. Ho detto: piuttosto che portarti lui, che sicuramente non gliene frega niente, ora con tutto il rispetto, andiamo insieme. Quindi poi ci eravamo messi d'accordo, sì, quando siamo lì ci vediamo, bla bla bla. Poi da lì, ragazzi, non ci siamo più lasciate, però tutto è andato così. Ci siamo viste a Las Vegas, poi siamo andate appunto a fare il viaggio insieme per la prima volta qui in Corea. Da lì abbiamo detto: no, dobbiamo tornarci, bla bla bla, ci siamo organizzate per settembre. E poi da settembre ovviamente siamo venute a vivere qui, anzi lei è venuta un po' prima. Siamo opposte, ma allo stesso tempo ci incastriamo bene. Io sono un po' quella più protettiva, più mammina, lei è quella un po' più pazza, che devo un attimo ogni tanto starle dietro. Però ci divertiamo, ci vogliamo bene, quindi questo è l'importante. Comunque, noi abbiamo finito il nostro look. Lo sapete, questo ormai è il mio signature makeup look. Dovrei darmi un po' una sistemata a sti capelli, ma vabbè, ci riteniamo un po' così. Ripeto, tutta la lista dei prodotti, così se vi siete persi qualcosa la trovate qui sotto. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto le domande nel box. Spero che abbiate passato un po' di tempo in compagnia, per farvi una chiacchiera, per svagarvi un pochino, e che il look poi alla fine vi piaccia. Noi ci vediamo sicuramente nei prossimi video. Io per ora vi mando un bacio grande, vi ringrazio e ci vediamo appunto prossimamente.